della tua presenza. Dunque, grazie veramente a tutti di essere qui. Sappiamo che le ore 16 non è un orario particolarmente favorevole, soprattutto per chi lavora, ma il nostro ospite, il professor Gianfranco Pasquino, deve tornare a Torino questa sera stessa. No, forse a Bologna, vero, a Bologna, perché come lui dice, è un europeo nato a Torino e io mi fisso sempre l'idea che lui sia torinese, ma in realtà vive a Bologna. E comunque non possiamo farlo partire troppo tardi, come potete immaginare. Allora, questo pomeriggio è organizzato con il Movimento Federalista Europeo e ringrazio nella persona del presidente Giorgio Anselmi, il Movimento Federalista Europeo che sempre in questa sede propone in collaborazione degli incontri interessantissimi, come quello di oggi. In quest'ultimo anno abbiamo avuto occasione di incontrarci più volte, intitolando i nostri incontri dopo Brexit, che cosa succede dopo le elezioni americane. Anzi, in quell'occasione, e saluto così, colgo l'occasione per salutare il felice ritorno di un altro amico e ospite ormai della società letteraria, che è il dottor Flavio Brugnoli, direttore del Centro Studi sul Federalismo, lui sì di Torino, anzi veronese, ma ormai torinese di adozione, che proprio in quell'occasione in cui ci incontrammo il 14 novembre scorso intervenne appunto sull'argomento all'indomani delle elezioni dell'8 novembre negli Stati Uniti. E, dicevo, oggi invece abbiamo un esperto del tema, uno scrittore, un professore universitario, docente emerito dell'Università di Bologna che tutti voi conoscete e che ha appena pubblicato, perché il libro credo non abbia più di un mese e mezzo, forse due, per i tipi UTET, L'Europa in 30 lezioni. È un libro che va assolutamente letto, assolutamente godibile, oltre al fatto che si ripercorrono tutti attraverso queste 30 lezioni, tutti i passaggi salienti della Costituzione, dell'istituzione europea e fino ai nostri giorni, ma quello che è bello è che si coglie con grande anche entusiasmo da parte dell'autore come l'Europa sia nata da una grande idea e oggi sia, come dire, costituisca grandi desideri. Ed è bello questa cosa che lui, le parole che scrive nel capitolo finale in cui appunto, che ha intitolato L'Europa che vorrei. Chiude il libro una bibliografia minima che ho trovato anche questa assai interessante perché ogni tanto è importante, come dire, rifare, avere qualcuno che ci traccia questi elenchi di libri fondamentali sui quali tornare a riflettere o a colmare quelle lacune informative o di conoscenza che è bene fare. Soprattutto in questo momento in cui tanti, come sappiamo bene, tante sono le spinte anti-europeiste, anti-euro, anti-tutto. Quindi è più che mai, come dire, opportuna questa pubblicazione e sono felice che si possa oggi presentare in Società Letteraria. A presentare il nostro ospite sarà direttamente il dottor Flavio Brugnoli, che è anche un allievo del professor Pasquino, e illustrerà egli, oltre all'autore, anche i contenuti del volume con maggior dettaglio, e poi seguirà una relazione del professor Anselmi su quelle che sono le prospettive future dell'Unione Europea. Noi abbiamo voluto intitolare questo incontro L'Europa di ieri, di oggi e soprattutto di domani. E proseguirà poi con il suo intervento il professor Pasquino, il quale è disponibile ovviamente, come gli altri due relatori, anche a interloquire con il pubblico, quindi oggi
avendo iniziato anche presto, abbiamo l'opportunità poi di appunto porgere domande o interloquire con loro. Quindi ringrazio nuovamente i relatori e lascio subito la parola ringraziandolo al professor Brugnoli. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. In effetti sono contento anche di parlare dopo e prima di due miei presidenti, perché come socio della società letteraria, la dottoressa Brunelli è mio presidente, come membro del Movimento Federalista Europeo, il professor Anselmi è mio presidente, e il professor Pasquino, io lo considero uno dei miei maestri, e abbiamo più volte organizzato presentazioni dei suoi libri a Torino, che appunto, come ricordava la dottoressa Brunelli, è la sua città d'origine, e appunto nel libro, nella prefazione, si definisce un europeo nato a Torino, ma questa è la prima volta che partecipo a una presentazione di un suo libro nella mia città d'origine, quindi sono anche molto contento, orgoglioso di questo. Come si diceva, io presenterò il professore e il libro. Gianfranco Pasquino si è laureato con Norberto Bobbio a Torino, poi si è perfezionato con Giovanni Sartori, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa a Firenze. Dal 2014 è professore emerito di Scienze della Politica all'Università di Bologna, dove ha insegnato per 43 anni Scienze della Politica, avendo fra gli altri anche me come studente. Ed è ancora docente al Bologna Centers della Johns Hopkins University, che ha sede a Bologna appunto. Ha avuto anche un'esperienza politica importante, quindi ha unito competenza e esperienza sul campo. È stato senatore della sinistra indipendente dall'83 al 92, poi dei progressisti dal 94 al 96, e ha fatto parte anche della prima commissione bicamerale, quella presieduta da Bozzi. È promotore, credo, di tutti i referendum elettorali che ci sono stati in Italia, e non faccio un elenco delle sue opere, ammesso e non concesso che l'elenco su Wikipedia sia corretto, sono 88 fra libri di cui è autore, curatore, numeri monografici di riviste, quindi questo è l'89esimo della lista. Ovviamente non si può riassumere una vita intellettuale e politica in una frase, però se dovessi farlo direi che nel professor Pasquino c'è quella che io chiamo una concezione esigente e dinamica della democrazia, che mette al centro il cittadino elettore e che crede che buone riforme possano migliorare la qualità della democrazia. Non so se si riconosce in queste tre righe. E l'altra cosa importante che si aggancia, e vengo al tema per cui siamo qui oggi, è che c'è sempre in Pasquino questa dimensione dell'ancoraggio europeo che devono avere le istituzioni e le politiche. E qui vorrei dire qualcosa anche sul tipo di presentazione che facciamo stasera. Qui abbiamo deciso scientemente di non fare la classica presentazione in cui c'è uno sì, uno no, e uno che dice ma sì, forse, ecco, però. No, qui siamo tre, forse quattro, direi quattro, che sono convintamente europeisti e a favore di una integrazione maggiore in senso federale, e il libro si dichiara esplicitamente fin dall'inizio un libro di lezioni improntate alla prospettiva del federalismo europeo, inteso nella prospettiva e nell'orizzonte del manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi. Poi appunto il professor Anselmi vi parlerà, il presidente dell'MFE vi parlerà delle prospettive future, del soprattutto domani dell'Europa che abbiamo messo nel titolo. Però direi che la prima cosa da tenere ferma di questo libro, e che compare non a caso anche direi nella quarta di copertina, è che l'Europa ha una storia ed è un progetto. Più volte si dice Spinelli aveva il sogno, la visione dell'Europa, noi diciamo sempre Spinelli non era affatto un sognatore, era un uomo d'azione che aveva un progetto politico, e direi la storia, il percorso di questo progetto politico si ritrova in queste lezioni, e credo che sia più che mai importante, anche per la ragione che diceva la dottoressa Brunelli, che ci sia una campagna di informazione che contrasti la molta disinformazione
che c'è sull'Unione Europea oggi, che non vuol dire ovviamente che dire che tutto va bene nell'Unione Europea, direi noi veniamo dalla città che è stata quella di Luigi Einaudi, che era l'uomo del conoscere per deliberare, credo che potremmo anche dire conoscere per criticare, cioè tutto può essere criticato in democrazia ma deve essere fatto a ragion veduta, con informazioni corrette e possibilmente anche nella prospettiva costruttiva. Io ho l'impressione che noi abbiamo di fronte due rischi oggi, uno che direi della fuga all'indietro e uno della fuga in avanti. La fuga all'indietro, quella del pensare che si possa tornare a inesistenti sovranità nazionali, insomma. Ma la fuga in avanti è anche quella del, come dire, pensare che l'Europa si possa ridisegnare da zero. Mi verrebbe da citare l'editoriale di ieri del Corriere della Sera di Galli della Loggia e di Esposito, cioè questa idea che uno si mette a tavolino, disegna l'Europa che gli piace, e in realtà in tutti questi due scenari c'è l'idea che l'Europa che c'è, di cui parla il professor Pasquino, venga rasa al suolo con l'idea o che non serva più o che se ne costruisce una migliore, con il risultato che l'unico risultato certo è che viene raso al suolo quello che c'è e perderemmo un patrimonio, una prospettiva fondamentali per le ragioni che cercherò di illustrare. Dicevo appunto che un punto importante del libro è sottolineare questa cosa dell'Europa che c'è, insomma, della consapevolezza delle teorie che hanno portato allo sviluppo dell'integrazione europea in questo modo, del ruolo che hanno avuto i trattati, dei limiti che ci sono stati, che vanno in gran parte imputati ai governi e agli stati nazionali, come illustra bene il professore nel libro. E poi credo un aspetto importante che illustra il professor Pasquino nel libro è il ruolo che hanno le leadership, le personalità nella costruzione, diciamo, di un progetto politico. Ed è questo, insomma, vale anche ovviamente per la costruzione europea. Qui mi piace citare una frase che mi è molto cara, che credo che contenga una profonda verità, che è di Jean Monnet, uno dei padri dell'Europa, nelle sue memorie, che dice nulla è possibile senza le persone. Allora si diceva nulla è possibile senza gli uomini, perché insomma, in altri tempi non c'era questa idea, insomma, di parità di genere, e insomma, nulla è possibile senza le persone, nulla dura senza le istituzioni. Ecco, io credo che in questo doppio messaggio ci sia molto anche di quello che si ritrova poi nel libro, cioè di capire il ruolo delle personalità nella politica, e qui diciamo il professor Pasquino dedica anche dei capitoli ad hoc a Altiero Spinelli, a Jean Monnet, a Jacques Delors, e anche il ruolo che hanno i grandi leader politici, da De Gasperi, Schumann, Spaak, Kohl, Mitterrand, Adenauer. Il problema che si pone il professor Pasquino, e a cui dedica anche di nuovo un capitolo ad hoc, è quello della leadership di domani. Qui c'è una frase abbastanza, diciamo, non voglio dire disperata, ma preoccupata, che dice mancano i politici, mancano i predicatori, mancano i profeti. E questo è uno dei problemi che abbiamo di fronte, come dire, la qualità della classe dirigente europea, metterei in questi termini. E qui ovviamente il pensiero, almeno il mio pensiero, va al 7 maggio sera, quando sapremo il risultato del secondo turno delle presidenziali in Francia, in cui davvero rischia di essere un referendum sull'Europa se si va a un ballottaggio Le Pen-Macron, ma questo poi eventualmente può essere oggetto di domande nel dibattito. Un altro aspetto che si riallaccia molto alla produzione intellettuale di professor Pasquino anche in altri campi è l'attenzione a tutto il tema che riguarda la cittadinanza europea, il popolo europeo, il vero presunto deficit democratico delle istituzioni europee, su cui a volte secondo me si scrivono anche molte inesattezze, e poi un tema molto caro al professor Pasquino, direi anche il ruolo che devono avere, che purtroppo non hanno ancora, dei veri partiti europei nella costruzione anche di un dibattito pubblico europeo. Comunque credo che la cosa più importante, una delle cose più importanti del libro, sia comunicare davvero l'importanza di quanto è stato realizzato
e di quanto si rischia di perdere con un ritorno, diciamo, di un nazionalismo distruttivo. E una delle cose che dico sempre in questi dibattiti è che secondo me gli europei dovrebbero essere più orgogliosi del premio Nobel per la pace conferito nel 2012 all'Unione Europea, e qui cito proprio la motivazione: l'Unione e i suoi membri per oltre 6 decenni hanno contribuito al progresso della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa. Un'altra cosa che mi piace del libro è che, come dire, non ha un atteggiamento timido rispetto al progetto europeo, perché ha il coraggio di dire, di ricordare che con tutti i problemi che ovviamente viviamo dopo la crisi economica, che peraltro, insomma, non è nata in Europa, l'Europa rimane la parte del mondo che ha saputo, diciamo, trovare il miglior bilanciamento fra diritti individuali e diritti sociali. Ovviamente questi diritti sono esposti oggi al vento della globalizzazione con tutti i problemi che conosciamo. Però da un lato la risposta a questi problemi della globalizzazione non verrà mai dagli stati nazionali. Una battuta che si fa spesso è che ormai gli stati europei si dividono fra quelli che sanno di essere piccoli e quelli che non sanno ancora di essere piccoli. E quindi, diciamo, le risposte al governo della globalizzazione possono venire solo su scala europea. E l'altra, qui cito di nuovo il libro del professor Pasquino, diciamo che si augura un'Europa che non rinuncia a essere un esempio. Cioè, noi vivendoci dentro forse non ci rendiamo conto di quanto, malgrado, ripeto, la crisi, sia ancora vista come un modello l'Europa da altre parti del mondo. 2 ultimi punti prima di passare la parola a Giorgio Anselmi. Noi sappiamo che l'unificazione europea è stato un progetto di pace, diciamo, costruito sull'idea della pace. Una cosa che ci diciamo spesso fra noi, insomma, federalisti di una certa età, è che ormai questa narrazione, diciamo, non basta più ai giovani. Io direi, ovviamente non basta, però attenzione perché il tema sta tornando. Cioè, noi siamo circondati da un arco di instabilità, di guerre. Abbiamo ovviamente il terrorismo islamista che colpisce all'interno dell'Europa. Il tema della pace, della sicurezza e della difesa sta tornando prepotente in Europa, e direi che con la Brexit e con l'elezione di Trump, tra l'altro con l'elezione di Trump è posteriore alla chiusura del libro, quindi già questo solo secondo me giustificherebbe una seconda edizione del libro. Tutto il tema, diciamo, sicurezza e difesa europea andrà ripensato. E qui volevo solo citare non lo definirei un aneddoto, ma diciamo una notizia che secondo me è passata quasi inosservata sui giornali, che però, come dire, secondo me è un potente segnale di che cosa è l'Europa, l'Unione Europea, di che cosa può essere, diciamo, la distruzione del progetto europeo. Voi sapete tutti che il 29 marzo Theresa May, il primo ministro del Regno Unito, ha ufficialmente, diciamo, attivato la procedura per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, il famoso articolo 50. Ecco, meno di una settimana dopo quella data, Michael Howard, che non è, diciamo, un cretino qualsiasi che passa per strada, ma è stato a suo tempo il leader del Partito Conservatore, è stato più volte ministro nel Regno Unito, quando è emersa la questione di Gibilterra, con la Spagna, ha detto che si augurava che Theresa May avesse lo stesso atteggiamento che avevano avuto sulle Falkland. Ecco, a me viene da dire, è bastata una settimana, come dire, di uscita psicologica, diciamo, dall'Unione Europea per evocare la guerra. Cioè, uno che comunque è stato capo del Partito Conservatore, è stato ministro, dopo solo una settimana ha violato un tabù che non era mai stato violato, l'idea di una guerra, diciamo, fra due paesi dell'Europa occidentale. E ovviamente qui viene in mente, credo a tutti, la frase celebre dell'ultimo discorso di François Mitterrand al Parlamento europeo, quando disse il nazionalismo è la guerra, cioè il nazionalismo è la guerra, insomma, quindi credo efficace sintesi. Quindi, insomma, per concludere, occorre andare avanti, non occorre, come dire, non bisogna andare indietro, e tra l'altro anche in occasione del sessantennale
dei Trattati di Roma abbiamo visto un fervore di iniziative, di proposte ufficiali, di centri studi, anche il Centro Studi sul Federalismo nel suo piccolo ha contribuito. Abbiamo avuto il successo, ovviamente, di cui forse parlerà Giorgio Anselmi, anche della Marcia per l'Europa a Roma. Ecco, credo che questo fervore di proposte, di iniziative non vada lasciato cadere, soprattutto in prospettiva da qui, diciamo, alle elezioni europee del 2019. E quindi insomma, abbiamo questi due anni in cui possiamo rilanciare il progetto per la costruzione di un'Europa federale, ma di questo appunto ci parlerà Giorgio. Io intanto vi ringrazio. Grazie, sono abituato a parlare in piedi, vi chiedo scusa perché riesco a vedervi che in faccia direttamente e poi sto un po' più sveglio dopo l'ottimo pranzo che abbiamo avuto oggi con il professor Pasquino. Ma il libro che ovviamente ho letto del professor Pasquino, anche se il compito che mi è stato attribuito è diverso, individua correttamente tre metodi di unificazione dell'Europa, che sono quello federalista di Altiero Spinelli, appunto, del Movimento Federalista Europeo, nato nel 1941 con il Manifesto di Ventotene, quello funzionalista, qui vengono citati i vari autori, Assi in particolare, ma poi c'era Mitrani, che è un grande studioso americano, e quello intergovernativo. L'Europa attuale è il frutto dei compromessi nati tra questi tre diversi metodi di unificazione. Giuliano Amato l'ha definito un ircocervo, cioè un animale che è difficile appunto da definire. Gli stessi grandi studiosi del diritto internazionale dicono che è difficile dare una definizione corretta di quel che è oggi appunto l'Unione Europea, se è solamente un'organizzazione internazionale come l'ONU, avendo anche alcune caratteristiche che sono tipiche della sua attualità. Per esempio, ci sono le leggi europee che valgono e prevalgono sul diritto appunto nazionale, per citarne appunto una, no? Allora, ma io volevo concentrare la mia attenzione sul fatto che il processo di integrazione europea è nato ed è vissuto all'interno di un equilibrio, l'equilibrio bipolare, e su questo ha potuto fondarsi. Si è realizzato inizialmente nell'Europa occidentale, perché naturalmente l'egemonia americana che c'era in Europa occidentale era ben diversa rispetto a quella esercitata dall'Unione Sovietica, l'egemonia liberale, e anzi c'è stata una spinta degli Stati Uniti col piano Marshall e poi al processo di integrazione europea, che è continuata fino a anni abbastanza recenti. Uno dei salvatori dell'euro è stato certamente Obama, con la sua pressione fortissima nei confronti in particolare della cancelliera tedesca. In quel quadro bipolare del mondo si è realizzato appunto il processo di integrazione europea, ed in quel quadro bipolare del mondo era permesso all'Europa, la famosa battuta di Jean Monnet, l'Europa è nata nelle crisi e si è fatta nelle crisi. L'Europa ha avuto tantissime crisi, dalla caduta della Comunità Europea di Difesa del 30 agosto, se ricordo bene, del 1954, la politica della sedia vuota, la fine del piano, il fallimento del piano Werner, il serpente monetario, pensate agli anni 70, al terrorismo in Italia, in Germania, quando vedete Schäuble lì seduto sulla carrozzella, non è che perché abbia un problema di nascita, eccetera, perché è stato un attentato terroristico, per citarne solamente uno, no? Allora, però c'era lo zio Sam che pensava per noi. E tutti gli europei erano abituati a pensare, no? E sono gli occhiali con cui io stesso da ragazzo ho cominciato ai tempi del liceo a leggere la storia, si era o da una parte o dall'altra, no? Il processo di integrazione europea ha avuto la straordinaria capacità di integrare gruppi crescenti di popolazione e anche di partiti e di sindacati. Pensate Spinelli, che prima è consigliere di Einaudi e di De Gasperi, poi lo è di Nenni e poi entra come indipendente di sinistra nella lista del Partito Comunista, no? Dicendo la famosa battuta, non sono io a essere ridiventato comunista, siete voi a essere diventati spinelliani, no? E questo è stato qualcosa, Bad Godesberg nel 59 da parte appunto dell'SPD, cioè il processo di integrazione europea ha avuto questa straordinaria capacità non solamente di integrare un numero crescente di paesi e di popoli, ma anche all'interno di singoli paesi di eliminare per un periodo abbastanza lungo persino le opposizioni del processo. Insomma, ricordate il referendum dell'89 in Italia, no? Quando l'88% degli italiani, ma ci pensate cosa significa l'88% degli italiani che vota a favore del mandato costituente sul Parlamento europeo, uno dice altri tempi, certo altri tempi, no? Cosa è avvenuto dopo? È finito quel mondo. E purtroppo l'ho scoperto lo scorso anno, che in una visita
di una visita di Winston Churchill negli Stati Uniti, il quale si opponeva insomma alla pacificazione franco-tedesca, pensando che questo ridava alla Germania, e l'ha ridato alla Germania, un peso che poteva in qualche modo far pensare ai tentativi egemonici del passato. E sapete cosa scrive il presidente Eisenhower nelle sue memorie? He lives in the past, vive nel passato. L'Europa è piena di gente che vive nel passato, ce ne sono tantissimi che vivono nel passato, qui nel nostro Veneto, in Italia, vivono nel passato e pensano, no? In quel passato, io li sento molto spesso, anche imprenditori che mi dicono, ma negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, signori, non ci sono più appunto quegli anni. Allora, da un lato sono stati due cambiamenti fondamentali nel processo di integrazione europea. Il primo, io lo farei risalire al referendum deciso da Mitterrand sul trattato di Maastricht. È chiaro che il processo di integrazione europea è stato dovuto a elite illuminate, il professor Pasquino li ha citati, questi grandi statisti, no? Che avevano, pensavano in un consenso, e anzi avevano il consenso popolare per quei due benefici di cui ha parlato prima il dottor Brugnoli. Da un lato la pace. Io sono figlio di uno che è stato in campo di concentramento a Buchenwald, capite? Per lui andare nelle pensioncine a Misano Adriatico e trovarsi quei tedeschi a giocare a bocce, capite, era un evento epocale, lo è ancora per me ovviamente che sono figlio, per i miei figli non è più così, perché pensare di finire le trincee contro i francesi o contro i tedeschi è fuori dalla loro storia, è fuori dalla loro stessa concezione, sono amici con questa gente, hanno fatto Erasmus, hanno girato appunto per l'Europa. E d'altro lato il benessere e la prosperità, no, straordinario, ci pensate, nei primi 10 anni, dal 58 al 68, gli scambi intracomunitari sono aumentati del 505%, ci rendiamo conto, e gli scambi extracomunitari del 174%, quando parliamo di miracolo economico italiano. E qual è la controprova? Che quelli che sono rimasti fuori pensando di arrangiarsi hanno voluto entrare poi, a cominciare dal Regno Unito, che aveva fatto anche la famosa EFTA, no? Alternativa rispetto al processo di integrazione europea. Cioè il successo è, fino ad ora, il caso inglese è l'unico, no? Insomma eravamo in 6, abbiamo 28, non è che i croati che sono gli ultimi arrivati sono arrivati perché che bello andare con gli italiani, i francesi ovviamente pensavano di avere, e i serbi che vogliono entrare adesso, no? E i montenegrini e persino gli albanesi, eccetera eccetera. Quindi questo straordinario consenso che comincia a venire meno nel momento in cui cambiano le variabili, da un lato internazionali e dall'altro naturalmente anche interne, ed è questo che oggi fa sì che l'Unione Europea sia un fortino assediato. A livello internazionale, la fine dell'equilibrio bipolare USA-URSS scarica sull'Europa una serie di responsabilità, e l'Europa è impreparata a gestire queste responsabilità. Pensate alla guerra nell'ex Jugoslavia, dove abbiamo visto di nuovo in Europa, perché la Jugoslavia, i Balcani sono Europa, no? La famosa battuta di Churchill è che producono più storie di quanto ne sappiano digerire, no? E insomma, per certi aspetti anche efficace, no? E insomma, e torna la pulizia etnica, tornano le fosse comuni, le cose che pensavamo di non vedere più in Europa, e l'Europa è incapace di dare questa risposta. Fa sì l'unificazione monetaria, ma è incapace di fare l'unificazione politica, no? E quindi l'Europa nel nuovo contesto internazionale che non è attrezzata per rispondere a queste sfide che in qualche modo inevitabilmente si scaricano su di lei. È chiaro che nell'equilibrio bipolare non ci sarebbe stata nessuna Jugoslavia, come è chiaro che nell'equilibrio bipolare non ci sarebbe nessuna ISIS, diciamolo, perché l'ISIS è dovuto al mancato accordo tra le grandi potenze sia regionali del posto che locali, altrimenti in 2 notti la spazzano via l'ISIS e la fanno comparire dalla scena della storia. E dall'altro, naturalmente, lo scemare del consenso interno. Perché quella Europa, scusate anche qui, diciamolo, e diciamolo in modo molto anche duro se volete, perché è necessario dirlo, ma l'Europa non fa niente per l'immigrazione, ma l'Europa non ha le competenze, le capacità, le risorse umane e materiali per rispondere a quei problemi. Ma i regolamenti di Dublino hanno detto che sono gli stati nazionali che devono occuparsi di quella cosa lì. Ma l'Europa non fa niente contro la disoccupazione di massa, in particolare la disoccupazione giovanile. Facciamolo dire a Juncker nel discorso che ha fatto lo scorso anno sullo Stato dell'Unione. Noi non siamo gli Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti hanno messo sul piatto della bilancia 700 miliardi di dollari, prima per salvare il sistema economico finanziario e poi per la ricostruzione economica. L'Europa 21 miliardi di euro, piano Werner, con 8 anni di ritardo rispetto appunto agli Stati Uniti, no? Quindi questa Europa, lì noi federalisti che siamo istituzionalisti, siamo e vogliamo essere istituzionalisti, pensiamo, è brutto presentando un libro, ma a me il libro è piuttosto vecchio, consigliare di leggere un altro. Quello dei due grandi studiosi, Acemoglu e Richardson, perché le nazioni falliscono, un testo straordinario che dimostra che la vera ricchezza delle nazioni sono le istituzioni, la vera ricchezza della Germania sono le istituzioni tedesche che funzionano bene, i veri problemi dell'Italia sono le istituzioni che non funzionano bene, purtroppo,
e noi federalisti che istituzionalisti lo siamo sempre, diciamo con Verhofstadt che la crisi europea è una crisi, adesso si opera questa parola, di governance, di incapacità delle istituzioni europee di rispondere oggi ai nuovi problemi che si presentano appunto sulla scena. E essendo le istituzioni europee, è chiaro, diciamolo anche questo apertamente, i cittadini, come quando si sente parlare, ma certo riforma elettorale, riforma costituzionale, è chiaro che i cittadini sono interessati alla soluzione di problemi e non agli aspetti istituzionali che permettono la soluzione dei problemi, ma è altrettanto vero che senza delle istituzioni adeguate è impossibile risolvere i problemi, senza, dicevo prima, le risorse umane, le risorse materiali, non si possono risolvere appunto i problemi. Allora, questa Europa che si è dimostrata incapace, soprattutto di fronte alla crisi finanziaria, ha detto bene prima il professor Pasquino in un'intervista a Radio Verona, le crisi sono crisi esogene, è negli Stati Uniti che è scoppiata la crisi, e con Lehman Brothers non era mica la banca europea, no? Il problema dell'immigrazione, il problema del terrorismo sono problemi che nascono da aree che sono appunto vicino all'Europa, ma non dall'interno appunto dell'Europa, e naturalmente si scaricano su questa Europa che ha non ancora gli strumenti, se di alcuni si è dotata, in particolare l'Unione Monetaria, ma di altri manca ancora. Una guardia di frontiera, una guardia costiera, diciamolo pure, anche un esercito europeo di cui si torna oggi a parlare, un FBI europea, questi sono gli strumenti per combattere fenomeni appunto di questo tipo, di quel tipo, che l'Europa appunto non ha. E d'altra parte, allora, inevitabilmente, i nemici interni, populisti, sovranisti, si adoperano tutte quante queste terminologie, nazionalisti, che di fronte a questa incapacità dell'Europa pensano illusoriamente che tornando a una altrettanto illusoria sovranità nazionale ci sia la capacità di dare una risposta a questi problemi. Ecco perché oggi si sentono le istituzioni europee un fortino assediato. Ma per dare una parola anche di speranza nei confronti del futuro, io credo che noi abbiamo passato la parte più alta della marea, chiamiamola populista o nazionalista, e che oggi ci siano delle possibilità di recupero. E la stessa dichiarazione di Roma, pur nelle incertezze, pur in un accordo che naturalmente ha voluto mettere insieme tutti quanti i 27 capi di Stato e di Governo, queste cose sostanzialmente le dice come, e ho finito il mio intervento, non so se sto sforando con i tempi, come. Il processo di integrazione europea, come dice molto bene anche il libro del professor Pasquino, è nato e ha avuto dei progressi solo quando un gruppo di stati ha potuto avanzare, lasciando che quelli che non volevano, mi raccomando, l'ha detto recentemente la Merkel, no, voi state fuori perché non vi vogliamo, ma se voi non volete entrare noi ci permettiamo di andare avanti. Così è successo con SPAC, che mette insieme dal Consiglio d'Europa i sei paesi di quella che si chiamava allora l'Europa Carolingia, così è stato per l'ultimo grande strappo, sostanzialmente, che è appunto quello della creazione dell'euro, quando 11 paesi all'inizio decidono di fare appunto l'unione monetaria. L'unanimità, vale a dire la dittatura della minoranza, perché l'unanimità è la dittatura della minoranza, è quello che impedisce all'Europa di avanzare. Oggi ci sono delle opportunità e dei limiti, non nascondiamoceli. Sapete che persino nelle formule, che sono molto equivoche, Europa più velocità, cosa significa Europa più velocità? Se l'Europa più velocità significa che ognuno, come pretendevano le chiese, si prende quello che vuole, questo è un pericolo gravissimo, questo è un pericolo gravissimo, questo è l'inizio dello sfascio dell'Unione Europea, perché avremo una serie infinita, no? Di possibili organizzazioni internazionali, con alcuni caratteri sovranazionali, per cui chi vuole la moneta la moneta, chi vuole l'esercito all'esercito, chi vuole la guardia frontiera, assolutamente no. Sarebbe il trionfo di quella Europa alla carta, alla fine finirebbe per diventare un'Europa alla carta, quindi dobbiamo dire no a questo. Non l'Europa a più velocità, nel senso le tante Europe, perché questo distruggerebbe il quadro istituzionale unitario dell'Unione Europea, e noi non dobbiamo affatto distruggere il quadro istituzionale unitario. Dobbiamo dire l'Europa dei cerchi concentrici. Dobbiamo dire che ci sarà un cerchio pur ristretto di paesi, di coloro che lo vogliono, no? E che avanzano lasciando sempre, l'ha detto la Merkel questo, nella dichiarazione del mese, all'inizio del mese di marzo, lasciando sempre ai paesi che decidono di rimanere fuori, non che vengono tenuti fuori, ma che decidono di rimanere fuori, di poter entrarvi, come è successo per i sei iniziali che poi sono aumentati via via fino a 28 e come è successo anche per l'euro, perché siamo partiti in 11, oggi con la Lituania che è l'ultimo arrivato siamo in 19 e nessuno impedisce ai cechi, adesso hanno fatto una scelta diversa ho visto, nessuno impedisce ai cechi e ai polacchi di entrare appunto nell'unione monetaria senza
senza questa Europa che trovi un ubicon system in un cerchio più ristretto di paesi che vogliono dotarsi di istituzioni, politiche e risorse, un bilancio adeguato, l'altro elemento fondamentale, il rischio naturalmente è la fine del processo di integrazione europea. E la fine del processo di integrazione europea porterebbe inevitabilmente a quei mali del passato di fronte ai quali il manifesto di Ventotene nel 1941, lo ricordava Altiero Spinelli, quando Hitler era padrone dell'Europa, restava solamente il Regno Unito che resisteva, contro cui appunto Altiero Spinelli invitava gli europei ad adoperarsi. C'è un'ultima battuta, io l'ho gridato nelle piazze appunto di Roma. Io non voglio che si dica che quello europeo è un sogno. Nel manifesto di Ventotene non ho mai contenuto la parola sogno. Io non sono un sognatore e mi arrabbio se uno mi dice che io sono un sognatore. Io penso di essere un realista. Penso che quelli che vogliono il Veneto indipendente sono sognatori. Quelli sono sognatori, secondo me. Ve lo dico, chiaro. Io penso di essere un realista. Penso che l'unica risposta ai problemi di oggi sia l'unità federale d'Europa, per non finire come gli Etruschi o come le polis greche o come gli stati italiani del Rinascimento. Grazie. Ringrazio moltissimo dapprima il dottor Brugnoli per l'ottima presentazione che ha fatto del nostro ospite e ora l'amico Giorgio Anselmi, anche appunto per questo suo consueto peraltro in questa sala appassionata e entusiastica. Giamone diceva che per convincere bisogna essere convinti. Non c'è dubbio che sia così. E, ricordo, introducendo così, dando la parola al nostro ospite, che questa antica istituzione è un antico gabinetto di lettura, professore, nato nel 1808, come tanti ne nascevano in quell'epoca in Italia, e nasce proprio con questa idea, con questa passione, con questo desiderio di essere prima di tutto un paese unito, perché qui si fa il risorgimento, si contribuisce a fare il risorgimento d'Italia, ma anche un'Europa unita. Negli anni 20 dell'Ottocento qui si era abbonati alle États-Unis d'Europe, si era abbonati alla rivista europea e i soci già appunto dei primi dell'Ottocento nutrivano questa convinzione. Quindi benvenuto fra noi, a lei la parola. Due o tre come BBC, CBS, CNN. Grazie anzitutto di avermi invitato, grazie al mio ex allievo Brugnoli, alla professoressa Brunelli, alla Società Letteraria e al professor Anselmi, la cui performance non potrò in nessun modo eguagliare. Immagino che se a Roma ha usato la voce che ho usato qui, deve aver convinto un sacco di gente in piazze anche molto lontane, e va benissimo, intendiamoci. Va benissimo. Va benissimo anche se l'Europa non va benissimo, ma secondo me non va benissimo non necessariamente per le ragioni che sento sussurrare, qualche volta utilizzare in maniera polemica, perché molte delle cose dobbiamo darle per scontate e le abbiamo già superate. Però non possiamo fare finta di non averle superate e di non avere riflettuto sul passato, perché l'Europa nasce nella mente di Spinelli e poi nelle parole scritte di Spinelli, Rossi e in parte anche di Colorni, con riferimento a quello che stava succedendo in Europa in quel momento, con riferimento all'esperienza personale di Spinelli, questa va ricordata, perché Spinelli lascia il Partito Comunista quando c'è il patto von Ribbentrop-Molotov, che mi pare un momento buono per lasciare il Partito Comunista. Notoriamente viene isolato a Ventotene, i comunisti non gli parlano più e lo ostacolano, e poi, come giustamente ha detto lei, torna, ma torna perché è chiamato da una parte di quei comunisti che si rendono conto che non solo avevano sbagliato, ma soprattutto erano fuori dal solco della storia alla metà degli anni 70, quando invece la storia stava andando in direzione di maggiori poteri all'Europa. Qui questi termini sono leggermente vaghi, ma poi ci arrivo. Il secondo elemento che mi pare importante sottolineare è che non dobbiamo pensare che l'Europa deve necessariamente cancellare il passato dei vari paesi.
deve obbligarli a riflettere sul loro passato, deve obbligarli a pensare che alcune di quelle identità erano deteriori e che quindi possono ricostruirsi delle identità, sia, diciamolo pure così, nazionali, se così vogliono, sia subnazionali. Fra parentesi, nei trattati europei, in quello di Lisbona, c'è il riconoscimento della sussidiarietà, che quindi consente potere decisionale ai vari livelli, purché siano in grado di esercitarlo. Se non sono in grado di esercitarlo, l'Europa interviene e supplisce. E soprattutto perché non possiamo basarci semplicemente su un futuro che vogliamo costruire, giustamente, ma dobbiamo sapere su quali radici costruiamo questo futuro. Cioè, temo molto quelli che dicono abbandonate la vostra identità. No, non abbandonate la vostra identità. Quella battuta scherzosa, sono un europeo nato a Torino, vuol dire che la mia identità di torinese conta e non necessariamente viene superata da quella europea, ma si aggiunge, o quella europea si aggiunge a quella torinese, e credo che questa sia la visione migliore per convincere le persone che non gli chiediamo di diventare dei senza patria, questa è un'espressione tipicamente gollista, ma gli chiediamo di rendersi conto che c'è una patria superiore. Il problema è che io non mi rileggo e quindi non so più bene esattamente che cosa ho scritto o che cosa non ho scritto, ma credo che tutto sommato la visione che Habermas oramai da almeno 10-15 anni propone di un patriottismo costituzionale non solo tedesco ma anche europeo sia significativa. Cioè, per dirla meglio, l'Europa è la nostra patria, dopodiché possiamo, come dire, decidere quanto vogliamo starci dentro, fino a che punto vogliamo esercitare il nostro dovere di cittadini, infine in che misura vogliamo concedere poteri al governo centrale, anche se qui si apre il problema di che cos'è il governo centrale. Però pensare in maniera diversa dall'Europa vuol dire, in questo caso sì, vuol dire retrocedere. Cioè, sovranisti e populisti in realtà sono dei reazionari, non hanno una prospettiva mobilitante che spinga avanti, ma hanno semplicemente una prospettiva che li fa ricadere all'indietro, e non hanno nessun tipo di visione complessiva di che cosa vogliono, se non per l'appunto di tornare a quando non c'era ancora l'Europa. Questo, a parte che naturalmente la storia non lo consente, ma non mi pare granché come programma per riuscire a migliorare la vita dei cittadini, perché qui, dietro tutto questo, il pensiero di Spinelli mirava a migliorare la vita degli europei, mirava, lo dirò così, questa volta con un termine retorico, mirava a salvare la vita degli europei, perché gli europei per due volte consecutive si erano impegnati in guerre che chiamerò civili, perché anche su questo c'è una letteratura, in guerre civili che erano state potentemente distruttive e che quindi non garantivano nessun futuro decente se non una terza guerra mondiale. L'Europa in realtà è un sistema politico, cioè, a proposito di distinzioni, cosa raccontiamo? È un sistema politico. Certo, qualcuno potrebbe dire sui generis, che incidentalmente è un'espressione latina, e io invece mi eserciterò in due modi. Dirò che è un sistema politico in fieri, latino, ma anche in progress, inglese, perché, come dire, indica le strade con le quali andare avanti. E su queste naturalmente vale la pena di confrontarsi. Io sono perfettamente d'accordo che l'Europa alla carta non va bene, a parte che la frase mi pare anche abbastanza infelice, mentre credo che bisognerebbe riflettere meglio sull'Europa a più velocità, sapendo peraltro che le velocità già adesso sono diverse. La velocità dell'euro appartiene a 19 stati, la velocità di Schengen appartiene a un numero forse più grande, ma non so quanti, però non tutti hanno aperto davvero fino in fondo le loro frontiere, e forse la prossima velocità è quando i paesi europei decideranno di mettere insieme la loro politica economica. In parte possiamo dire hanno messo insieme la politica di sicurezza e di difesa, ma non sufficientemente, possono fare molto meglio, ma devono mettere insieme, credo, la politica economica, perché questa è la risposta ai problemi, ad esempio, della disoccupazione, al problema della troppo diversa crescita nei vari paesi europei, ai problemi dei giovani naturalmente, quindi del lavoro. Senza una politica economica coordinata, comune, arriverei a dire comune, ci saranno problemi sempre nel contesto europeo, e uno Stato alla fine, se mette insieme la sua moneta, se crea una moneta unica, ha bisogno di qualcuno che sovrintenda alla moneta unica, e non soltanto di un grande professore. Sarà anche il caso di ricordarlo agli altri europei, italiano, che in questo momento fa il presidente della Banca Centrale. Lo dico
perché ho sottolineato l'italiano, non soltanto perché, come gli ho ricordato, Draghi e io giocavamo al pallone insieme a Cambridge, Massachusetts, quando lui studiava con Modigliani all'MIT e io insegnavo a Harvard per un semestre. Non era bravo a giocare al pallone, era molto lento, ma tutto sommato però ci serviva, perché era il gruppo di italiani che si trovavano ogni domenica. Però Draghi sa che è italiano, però attenzione, è uno che ha una visione europea, non è che sta avvantaggiando gli italiani, anche se immagino, anzi sono quasi sicuro, che ogni qualvolta incontra gli italiani raccomanda loro di fare qualcosa, sul quale intervengo quasi subito, perché per mettere insieme persone che hanno nazionalità diverse, hanno lingue diverse, hanno cultura diversa, anche se c'è un sostrato di cultura europea, hanno esperienze passate diverse, hanno una storia diversa, bisogna che nasca fra queste persone un rapporto di fiducia. Cioè l'Europa si è costruita all'inizio attraverso la fiducia che i leaders europei di quel tempo, 49, 50, 51, avevano stabilito fra di loro, per alcune buone ragioni che certo oggi non funzionerebbero più, perché erano uomini di frontiera, tanto per cominciare, parlavano il tedesco, De Gasperi, Schumann e Adenauer, e Spack, che era il belga molto importante, lo capiva benissimo, ed erano questi tre democristiani, Spack era un socialista, e quindi avevano anche questo rapporto fiduciario. Ecco, vorrei dire che il problema attuale è che fra gli europei non c'è più questo tipo di rapporto fiduciario, che deve essere costruito, e che noi crediamo che venga, o forse possiamo già essere ragionevolmente certi, che si viene costruendo fra i giovani che vanno in giro grazie al programma Erasmus, che è forse il programma di maggior successo di interazione e di conoscenza di culture diverse, di conoscenza di vite diverse, e che quindi mescola tutto questo in qualcosa che a un certo punto, o forse già adesso, per molti di questi studenti ha prodotto l'Europa possibile. Naturalmente so che in questo caso gli europei hanno le loro preferenze, gli studenti europei hanno le loro preferenze e le manifestano, cioè l'Erasmus riconosce per esempio che gli italiani, se potessero, andrebbero tutti a Barcellona. Non so se posso scherzare con voi, ma io quando c'è la Juventus faccio sempre il tifo per l'altra squadra, quindi stasera farò il tifo per il Barcellona, e gli inglesi e i tedeschi, se possono, vengono nelle università italiane, spagnole e portoghesi naturalmente, e c'è questo tipo di flusso che è abbastanza significativo, però serve a questa interazione, serve in qualche modo a creare un sostrato culturale significativo. Però il punto rilevante è che l'Europa è certamente una faccenda di istituzioni, è certamente una faccenda di regole, però è ancora, dico, non soprattutto, anche una faccenda di credibilità. Cioè bisogna credere nel progetto e bisogna essere credibili nell'attuazione del progetto. Cioè questo è il passaggio delicato. Quando gli inglesi chiamavano i paesi meridionali PIGS, Portogallo, Italia, Grecia, Spagna, naturalmente sbagliavano, perché quella I non stava per Italia ma stava per Irlanda, era l'Irlanda molto più arretrata, però l'idea stessa di utilizzare la parola PIGS era pessima. Gli inglesi in realtà hanno sempre avuto un cattivo rapporto con l'Europa, non hanno mai capito bene esattamente che cosa volevano, non hanno mai saputo bene esattamente che tipo di ruolo svolgere, e alla fine sono usciti, direi quasi inevitabilmente. Qui potrei dire con una con una terminologia inglese, gliela faremo pagare, però cercherò di essere un sobrio statista e non lo dirò, però dirò comunque che nel frattempo potremo comunicare agli inglesi che gli scozzesi sono benvenuti e che quei 75-76 seggi, 73 seggi che gli inglesi lasceranno liberi, almeno 20 sono lì per gli scozzesi, poi degli altri decideremo cosa fare. Sarà il caso di ricordare, gli scozzesi hanno votato per rimanere, la Scozia ha votato per rimanere, credo qualcosa tipo 58% sì, rimanere, remain, e 42% leave, perché queste cose contano, cioè mandare messaggi di questo genere contano. L'altro elemento che ho cercato di evidenziare nel libro è che non è vero che l'Europa è ferma, che l'Europa retrocede, no. L'Europa anche in questo momento sta facendo dei passi avanti, dei piccoli passi avanti.
continui passi avanti. C'è un processo di integrazione che va avanti nonostante tutto, e va avanti perché quello che abbiamo costruito, e qui la teoria contano, in chiave funzionalista, prosegue. Cioè in molti settori l'integrazione degli aspetti economici, fino a che non si giunge al punto, diciamo, di svolta, prosegue, va avanti. Cioè l'Europa non è mai ferma, e questo è molto importante e credo che debba essere insegnato. In coda a questo, ma non ancora a livello di conclusione, sta che, come nel caso italiano, noi non possiamo gettare tutta la colpa sull'Europa. Cioè non è colpa dell'Europa. Qui naturalmente, non solo in Italia, ci sono due strategie. Quando c'è qualcosa che i vari capi di governo debbono fare nei loro paesi e non sanno come esporsi perché non vogliono diventare impopolari, e dicono che lo fanno perché ci obbliga l'Europa a farlo. È la strategia del capro espiatorio. Se le cose vanno male è l'Europa, e quando qualcosa dobbiamo fare l'alibi non lo faremo noi, ma ci obbliga l'Europa a fare questo. Queste due strategie devono essere costantemente denunciate e criticate. Qui in realtà il problema è della creazione di un'opinione pubblica europea. Questo è il passaggio vero, cioè dovremmo riuscire a diffondere maggiormente le informazioni. Qui possiamo anche dire naturalmente che in parte è colpa del Parlamento europeo, in parte forse è colpa delle commissioni, in parte naturalmente è colpa dei governi, però rimane che qualcosa bisogna fare, ma non è l'Europa, sono le varie istituzioni, e sono i dirigenti nazionali che sono l'ostacolo invece di essere il tramite alla produzione di informazioni, alla spiegazione, al chiarimento di quello che succede o non succede. Cioè l'Europa che abbiamo è il prodotto degli europei che abbiamo, e allora lì dobbiamo cominciare a combattere una battaglia più a fondo, direi. Qualche volta sono le elezioni che riescono a produrre elementi utili, ma non sempre, non abbastanza. E qui sì, c'è un elemento preoccupante. L'elemento preoccupante è la percentuale di elettori che ha votato l'ultima volta per il Parlamento europeo, che era scesa al di sotto del 50%. Allora io immagino che la maggior parte di voi, ma in realtà in generale la maggior parte degli europei, criticano gli americani perché votano poco, perché vanno poco a votare, osano dire gli europei, meno del 50%, a prescindere che non è così, che è sempre stato sbagliato questo discorso, perché deve essere fatto su coloro che sono registrati per votare, e c'è una parte cospicua di americani che non sono registrati, in parte perché non l'hanno voluto fare, ma in parte perché ci sono molti che pongono ostacoli alla registrazione. Però gli americani nelle ultime elezioni presidenziali hanno votato circa il 60% di quelli che avevano il diritto, e quindi non sono gli americani che votano poco, siamo noi che votiamo poco. Come possiamo pretendere poi che le istituzioni funzionino se gli elettori europei votano poco, e cioè se comunicano poche informazioni ai loro partiti, ai loro candidati, ai loro rappresentanti? Cioè questo è un passaggio delicato, ma bisogna in realtà spingere perché ci sia una vera, come posso dire, relazione tra le elezioni e la produzione di rappresentanti e poi il funzionamento delle istituzioni. Credo su questo siamo molto deboli. Siamo molto deboli perché da un lato accettiamo troppo la critica al fatto che, ad esempio, la Commissione è fatta di tecnocrati, che naturalmente non è vero, che l'Europa è una costituzione prevalentemente burocratica, che neanche questo è vero. Cioè, e bisognerebbe ricordare a tutti che l'Europa deve riuscire a uniformare, a armonizzare le legislazioni di 27, oggi 27 stati, e quindi inevitabilmente deve intervenire con delle direttive, delle regole e così via, perché deve procedere a questa armonizzazione. Se il paragone è con gli Stati Uniti d'America, va detto che tutto questo non era necessario, perché perché il processo inizia con 13 stati che avevano almeno un elemento comune, che era la lingua, cosa che agli europei manca, e in secondo luogo perché, assorbendo di volta in volta vari stati, il processo era molto più facile. Nel contesto europeo è risultato molto più difficile, e quindi ancora per un po' avremo questo problema di armonizzazione della legislazione. Però se gli europei, i cittadini europei, non cominciano effettivamente, o meglio,
se una parte di loro non comincia effettivamente a pensarsi come europei, a pensare che il loro destino è l'Europa e che quindi quell'Europa la debbono costruire loro, noi ci troveremo in continuazione a criticarla, anche se paradossalmente le istituzioni funzionano meglio di quello che funzionassero per esempio 20 anni fa. Non c'è nessun dubbio, il Parlamento europeo per esempio ha acquisito poteri che 20 anni fa non aveva, e il Parlamento europeo alla fine è l'organismo più democratico dei 3 organismi che ci sono, e quindi anche questo va detto, perché è bene sapere che abbiamo gli strumenti, ma forse in quanto cittadini europei non siamo capaci di utilizzarli al meglio, ma l'Europa è già dotata degli strumenti necessari a procedere. Faccio ancora 2 piccole integrazioni, perché una la sento pronunciare in continuazione, era presente anche nel discorso del professor Anselmi, ma in maniera diversa, io ve la dico come la sento, che è molto più rozza, e cioè che l'Europa si integrava non solo perché gli americani ci spingevano in parte verso l'integrazione, ma perché c'era un nemico, la presenza del nemico, cioè l'orso sovietico, lo dirò così, e quindi di fronte al nemico bisogna che noi facciamo, come dire, una struttura che sia maggiormente in grado di proteggerci. Adesso sento dire il nemico non c'è più. A me pare che il nemico ci sia ancora, però in realtà non c'è bisogno di un nemico per integrarsi, c'è bisogno di un'aspirazione, c'è bisogno di volontà comuni, c'è bisogno di indicare un futuro in maniera sufficientemente concreta. Comunque il nemico c'è, è lì. Volendo qualcuno potrebbe anche dire che il nemico è il mondo islamico, preferirei che non lo si dicesse, però qualcuno potrebbe anche spingersi a questo, ma nel momento in cui si spinge a questo, poi non può raccontare che quella battaglia con il mondo islamico la vince la Francia da sola, o la vince, che so io, l'Inghilterra da sola. Cioè è chiaro che se siamo a una battaglia fra mondi, e allora è meglio mettersi insieme per riuscire a costruire le condizioni almeno della protezione prima ancora che dell'aggressione. E quindi no, non accetto l'idea del nemico, accetto piuttosto l'idea della riflessione su che tipo di strutture sono necessarie per integrare maggiormente e per dare più spazi di libertà. E qui non è ancora l'ultima osservazione, ma una cosa che dovrebbe essere chiara a tutti è che l'Europa, così come l'Unione Europea, è il più grande spazio di libertà mai esistito al mondo, forse, ma di questo non sono sicuro, avrei bisogno di qualche geografo, di qualche storico, forse solo l'impero romano garantiva uno spazio di libertà di questo genere. E vi ricordo anche che l'impero romano era molto, come posso dire, inclusivo. Quando i romani arrivavano da qualche parte, garantivano il diritto di cittadinanza, e potere dire civis romanus sum era da un lato una conquista, ma dall'altro era un segno di orgoglio, di appartenenza ad un impero nel quale c'erano ampi spazi di libertà. Ecco, l'Europa è un grandissimo spazio di libertà. Anche qui con qualche forzatura direi di guardare ai migranti che arrivano in Europa come persone che alla fine stanno facendo un omaggio all'Europa. Vogliamo venire a vivere qui da voi perché pensiamo che staremo molto meglio, anzi siamo sicuri, perché nel nostro paese eravamo in una guerra civile, nel nostro paese morivamo di fame. Avrei sempre qualche difficoltà a distinguere tra dare il diritto d'asilo agli oppositori politici e non darlo a quelli che, se tornassero nel loro paese o se noi li respingessimo, si troverebbero senza le risorse per sopravvivere. Questa distinzione credo che, se la ponessimo ai costituenti, il famoso articolo 11 della Costituzione, i costituenti sarebbero un po' preoccupati dal distinguere quelli soli che hanno diritto d'asilo perché sono oppositori politici da quelli che invece, se tornano, comunque vengono oppressi e vengono in qualche modo privati delle risorse per cui vivere. L'ultimo punto che voglio sottolineare di tutto questo discorso è che dovremmo con ogni probabilità soffermarci sulla costruzione ideale dell'Europa, sapendo però che anche qui abbiamo fatto una strada molto lunga, cioè che se noi leggessimo i grandi intellettuali europei, ma cominciassimo dai greci, troveremmo che l'Europa è davvero non solo un luogo, uno spazio di civiltà, ma è uno spazio di cultura.
e forse dovremmo valorizzare al meglio questa cultura, valorizzare la storia dei Greci e la storia dei Romani e poi nel corso del tempo valorizzare tutti quegli elementi che hanno costruito la cultura europea. E qui forse è il caso, sono non, come si dice, casualmente a Verona, ma spesso sfotto i miei colleghi inglesi dicendo loro che Shakespeare era sicuramente un italiano. Shakespeare vuol dire crolla lanza, è un cognome molto diffuso in Puglia, crolla lanza, e la traduzione perfetta, sì, sono arrivati i normanni in Puglia, ma come mai Shakespeare conosceva così bene Venezia, il mercante di Venezia, conosceva così bene Verona, Giulietta e Romeo? Perché in qualche modo aveva una relazione molto stretta con l'Italia, se non era, come dico io, un italiano che era andato in Inghilterra, in questo caso come migrante, e si era messo con una sua compagnia di giro a raccontare delle cose anche molto importanti, aveva imparato anche bene la storia inglese. Però cosa voglio dire con questo? Voglio dire che i grandi intellettuali in realtà sono stati europei, cioè avevano una cultura davvero europea, e forse questo è il punto da sottolineare, che c'è certo una politica che deve certo accompagnare la cultura, ma dovremmo riuscire a sfruttare al meglio queste doti, questa dotazione culturale dell'Europa. Qui la cosa più semplice sarebbe, e lo faccio senza nessun ritegno, sarebbe concludere dicendo viva Beethoven. Grazie professore, mi dispiace non avere l'inno alla gioia da accendere così magicamente, ma insomma ce l'abbiamo tutti nella nostra memoria. Grazie per questa sua bellissima esposizione che insomma si potrebbe, con un'espressione molto abusata, è sicuramente di largo respiro, cioè ascoltandola come dire, si respira meglio alla fine, no? I polmoni si aprono e si trovano elementi di non solo di condivisione, ma insomma anche di lavoro e concretezza futuri. Io invito naturalmente il primo che si prenota, è il nostro Roberto Fasoli, invito anche altri eventualmente poi a farsi, certo, prego. Allora, grazie per l'occasione e brevemente, premesso che è un libro importante, educativo, credo che bisognerebbe renderlo obbligatorio per tutti quelli che prendono la parola parlando di Europa. A me è servito perché tante volte credi di sapere le cose e invece trovartele scritte in ordine aiuta molto e quindi ha colmato un vuoto di conoscenza. Detto questo, da europeista in crisi, mi permetto di proporvi una riflessione sulla quale mi piacerebbe che potessimo scambiare delle idee. Perché condividendo molte delle affermazioni fatte da voi relatori, eccetera, non posso non considerare il fatto che oggi l'idea d'Europa e delle politiche europee godono di una salute precaria. Allora, penso che per curare una malattia bisognerebbe sapere dove si è presa la malattia, in che cosa consiste. Non so se sia solo la fine del bipolarismo, l'inizio della nostra crisi. Temo che sia, però una riflessione mia, mi piacerebbe sentire la vostra osservazione, l'incapacità di elaborare un pensiero all'altezza di quello che è successo negli ultimi 30 anni del secolo scorso, prima della caduta del muro. Cioè la globalizzazione e la svalorizzazione del lavoro ha messo in discussione molti dei capisaldi che avevano retto l'Unione Europea. E secondo me questo è esploso nella crisi economica dove l'Europa ha dato il peggio di sé. Non avendo le strutture economiche per dare risposta, ha penalizzato gli stati che potevano essere aiutati con una pipa di tabacco, con pochi soldi, ha presentato un volto che è apparso a una parte della popolazione ostile, ha generato mostri che oggi non riesce a dominare, che rischiano, se vincono, di mettere in discussione non questo sogno, come giustamente dicevi tu Giorgio, ma il progetto. Secondo me si sono evocati dei mostri perché, a mio parere, l'orizzonte economicista è stato assolutamente insufficiente. E nella politica di unificazione economica sotto un'unica visione, alla fine l'euro è stato percepito dalle parti più deboli come il simulacro al quale sacrificare valore del lavoro e diritti.
Siccome non si poteva svalutare la moneta, si doveva svalutare il lavoro e i diritti. Ma è stato perfino teorizzato nell'ordoliberalismo questo ordine di problemi. Allora, a mio parere, condivido molte delle osservazioni fatte, però restano sul piano, ripeto, della volontà e dell'auspicio. La cosa che dice Anselmi è una prospettiva che bisogna capire in capo a chi la mettiamo, e questa è la seconda parte e ho finito. Quindi penso che bisognerebbe avere come europeisti una visione molto più radicalmente critica degli errori commessi, perché per esempio la chiusura del sogno socialdemocratico e del compromesso tra lo Stato e tra il capitale e il lavoro, che non è più possibile se non c'è un orizzonte statale, ha lacerato il tessuto per esempio relativo a tutto il mondo del lavoro e alle giovani generazioni. Ora, queste non possono identificarsi nell'Europa solo per l'Erasmus, perché mi sembra un orizzonte insufficiente. Io non credo minimamente, quindi non avete bisogno di convincermi che l'idea sia tornare indietro, credo che sia, però penso che l'unica cosa da fare sia un'accelerazione formidabile in avanti, che viene vista oggi da qualcuno come una pazzia, e tutti i politici italiani, in particolare per opportunismo, giocano sullo scaricabarile, sul contestare l'Europa, sull'Ucraina i contenuti, perché, ma non c'è nessuno che faccia un discorso di largo respiro. Allora, seconda parte della domanda in cui in parte ha risposto Giorgio. La risposta qual è? Qual è la teoria che oggi rimette l'Europa al centro dei processi mondiali, per cui tutta insieme può giocare un ruolo, separata non conta nulla? L'altro fallimento, per converso, una cosa che Prodi ricorda sempre, è l'incapacità totale di leggere i processi nel Mediterraneo e di essere il luogo per eccellenza che dialogava con l'Africa e tutti i processi dei paesi che sono convergenti su quell'area lì. L'Europa è stata tutta attrazione nord, per molti aspetti ha visto il sud come una palla al piede, quindi gravissimi errori dal mio punto di vista. Come se ne esce? Con i cerchi concentrici? Forse, però io credo che se non c'è un pensiero all'altezza di questa difficoltà, che sappia riproporre ambiziosamente delle questioni sulle quali diventa perfino più difficile, perché l'ostilità degli ultimi paesi arrivati, che per vendicarsi del gioco comunista che hanno subito, usano l'Europa come una specie di supermercato da prendere quel che serve non volendo assumere gli oneri, complica la vita. Però l'alternativa possibile è l'unica, quella di dire che ci sono 10 stati che hanno una politica economica comune, una politica fiscale comune, che solidarizza, perché può fallire la California, ma non fallisce il bilancio degli Stati Uniti. Ma se tu hai un bilancio federale dell'1%, dove vuoi andare? Non compri neanche le caramelle per fare l'aperitivo? Allora, se quegli stati lì hanno questa ambizione, e dubito che l'Italia abbia politici sufficienti a capire questo tipo di prospettiva, tu puoi proporti ai greci, puoi proporti agli altri stati in maniera solidale, dicendo: mi faccio carico della tua crisi, non andando a raccontare, scusatemi il termine tecnico, le puttanate che avete vissuto al di sopra dei vostri mezzi, perché la percezione della gente è che qualcuno avrà vissuto al di sopra dei propri mezzi, qualcuno continua a vivere in modo assolutamente lussuoso e qualcun altro non ha più i soldi per tirare la pensione o per lavorare o per avere il sussidio. Secondo me, se gli europeisti e tutti coloro che fanno politica oggi con questo spirito sono coscienti del rischio che l'Europa corre, devono essere critici intransigenti delle sciagurate politiche e degli errori commessi e rilanciare realisticamente un'idea che sia sul serio di nuovo affascinante, perché a Ventotene nel 41 qualcuno aveva scritto questa roba avendo un'idea, una visione. Non basta un interesse economico, serve una visione, e a me pare che questa visione oggi non ci sia. E non riesco a capire su quali gambe possa camminare. Non li vedo solide quelle di Schulz e della Merkel, tantomeno quelle dei francesi, compreso Macron, che mi sembra un opportunista di prima categoria dal mio punto di vista. Non li vedo in Italia per le ragioni che voi conoscete meglio di me, e temo che da questo punto di vista il trascinarsi della crisi possa, se malauguratamente dovesse succedere che le elezioni in Francia o le elezioni in Germania hanno un segno diverso da quello che tutti noi auspichiamo, possa essere il de profundis di un'opportunità che ci permetterebbe di ricollocarci al centro del dialogo mondiale, anche in difesa delle grandi caratteristiche che lei, professore, prima descriveva. Però mi piacerebbe, capisco che non era l'oggetto del libro perché era 30 lezioni e quindi questa è una discussione politica sull'Europa, ma oggi stiamo facendo un dibattito, vi chiederei, vista la vostra autorevolezza, di dire la vostra opinione in proposito. Grazie. Grazie, direi che raccogliamo alcuni interventi e poi così potete rispondere. Prego, lei aveva chiesto la parola. Grazie, Angelo Campiadelli.
Una domanda a chi vuole rispondere, come considerate l'uscita del Regno Unito, se positivamente o negativamente, visto come si è comportata sulla Gran Bretagna fino ad oggi o fino a ieri. Seconda cosa, si è parlato della moneta unica, l'euro, e a mio avviso si è accennato anche alla lingua unica che però manca. So che c'è l'esperanto, movimenti esperantisti eccetera, però mi sembra che non prendano molto piede, mentre c'è una lingua già ampiamente diffusa in Europa che è l'inglese. Chiedo, non ritenete sia il caso che ogni Stato membro dell'Europa fin dalle elementari faccia due lingue, quella nazionale propria e l'inglese? Per cui in Spagna ci sarà spagnolo e inglese, in Germania tedesco e inglese e via così. Terza ed ultima cosa, per contrastare un termine forte, però dati i tempi, queste guerre di religioni, questi conflitti nei nostri confini esterni europei, fino a che punto l'Europa pone l'accento sulla laicità dell'Europa? Perché a me fa paura quando sento qualcuno che ancora predica le radici cristiane dell'Europa da mettere in Costituzione. Grazie. Grazie. La professoressa Lanza, grazie. Allora, io mi chiamo Angiolina Martucci Lanza. Lo dico perché io ho due cognomi, quello di mio marito, il mio, e sono il sud e il nord. Il mio cognome Lanza è il nord, il cognome di mio marito è il nord, Lanza, è l'abitudine di dire Lanza, va bene, il cognome mio è Martucci, quindi il sud. Ecco, io mi chiedo una cosa e sono molto d'accordo con quello che ha detto il professore, bisogna ampliare al massimo il ruolo della scuola, perché? Quando noi diciamo i giovani, perché i giovani non sempre oggi sentono questo ruolo che ha avuto la civiltà greca, io insegno greco, ho sempre insegnato greco e latino, e la civiltà latina, va bene, perché facciamo troppo poco? Non basta secondo me parlare, secondo me bisogna proprio operare. Quindi convegni, discussioni, in tutti i modi, invitando i giovani ad intervenire. E poi noi professori di latino e greco, ci dobbiamo rendere conto che non solo dobbiamo insegnare, ovviamente, una lingua e una cultura, e che i testi vanno letti sempre nella loro lingua e poi tradotti in italiano, ma si deve partire dal latino, che era la lingua comune. Si deve partire dal greco, perché i filosofi greci sono loro che hanno improntato il nostro pensiero. Quindi, fra il parlare e l'agire, direi che noi agiamo troppo poco. Critichiamo, parliamo, discutiamo, dialoghiamo, però è l'organizzare a tutti i livelli dei dibattiti, dei convegni, le conferenze, ma sempre su questo ruolo che ha la scuola, perché la nostra scuola, i giovani da dove vengono? Dalla nostra scuola, e i giovani non sono molto peggiori di tempi passati, io ho avuto sempre alunni bravissimi, che rincontro sempre, però anche oggi va bene, loro dicono, cos'è che lei ci ha dato? Ci ha dato l'entusiasmo per la cultura antica. Ci ha fatto sentire che siamo i figli dei greci e dei latini. E secondo me non dobbiamo dimenticarcene, nemmeno oggi. Grazie. Credo allora che possiate iniziare a dare delle risposte a queste prime tre interventi, che non sono da poco, direi. Vuole iniziare lei, professore? Sì. Prego. No, io inizio, ma non rispondo a tutto, lascio... del qualche spazio per Brugnoli e per Anselmi. La risposta alla sua domanda è semplicissima, lei ha ragione.
E anzi, sembra che sia in corso, ma qui chiedo il soccorso di Brugnoli, anche un tentativo di spingere i vari paesi a rivedere i testi di storia che hanno scritti, che sono pieni di pregiudizi, pieni di affermazioni nazionalistiche, spesso assolutamente poco fondate, ma per di più pericolose. E quindi una sorta di... C'è stato anche un tentativo da parte di alcune case editrici di riscrivere la storia europea, di avere un fondamento comune per tutti. Si può fare senza edulcorare, perché la storia europea è anche una storia di conflitti, di scontri. Cioè, la storia europea, ma anche su questo bisogna fare attenzione. E anche Auschwitz, non è solo Auschwitz, che sia chiaro, però certo è anche Auschwitz, quindi anche quello bisogna riuscire a spiegarlo in maniera accurata. Quindi su questo sono perfettamente d'accordo. Poiché sono su questo, vado sulla lingua. Sì, è chiaro che bisognerebbe insegnare l'inglese, non ho nessun dubbio, e anzi mi auguro che questa operazione sia in corso già un po' dappertutto. Poi qualcuno lo impara meglio, qualcuno lo impara meno bene. No, anche qui potrei fare la graduatoria di politici italiani quando parlano inglese, cioè, però a una cosa non resisto, cioè che il ministro degli esteri parli in inglese che sta parlando Alfano, questo è intollerabile, questo lo devo dire. Dopodiché altri, cioè, se parla male l'inglese il ministro dei trasporti non mi preoccupa, ma il ministro degli esteri credo che ci sia un problema, non solo per lui ma soprattutto per noi e poi per l'Italia, perché come sappiamo, spero, quando si va a questi incontri internazionali non è tanto importante quello che si dice seduti al tavolo, ma è quello che ci si dice prendendoci sotto braccio, quando si va in giro per parchi, per musei, quando c'è un attimo di tregua, ci si alza per prendere il caffè, ecco, è lì che succedono delle cose, ma se uno non è in grado di comunicare, lì non succede ovviamente granché, o peggio, succede che si è emarginati. Da questo punto di vista la televisione è cruciale, perché vedete chi parla con chi e vedete chi invece non ha nessun interlocutore, e se poi vi chiedete perché, riuscite facilmente a capirlo. Mi ricordo a un certo punto, non resisto mai agli aneddoti, però posso fare anche gli aneddoti? A un certo punto il presidente finlandese si era un po' seccato che tutti costoro parlavano malamente l'inglese oppure parlavano la loro lingua e venivano tradotti, intendiamoci, con fior fior di traduttori, e aveva suggerito che si parlasse in latino, che quella era la cultura europea. Naturalmente lui lo parlava benissimo e tutti gli altri sono rimasti abbastanza inorriditi. Tocco soltanto molto brevemente la Brexit, non ne parlo perché c'è una lezione apposita, magari lei decide di comprare il libro, io guadagno dei diritti d'autore e divento ricchissimo a quel punto. Invece tocco un punto che è delicatissimo, perché continua a essere aperto, ma secondo me in maniera sbagliata, questo problema della laicità o delle radici europee. E dire che le radici europee sono giudaico-cristiane mi pare fuori luogo per due ragioni. La prima è perché non riesco a capire dove metteremmo i greci e i romani se parliamo di giudaico-cristiani. Cioè, ho già quel primo problema lì. Eppure loro sono all'inizio dell'Europa, e questo non può essere dimenticato. Secondo, perché la religione tipicamente è escludente. E automaticamente, se noi diciamo questa è l'Europa, tutti coloro che non hanno quel tipo di religione sono fuori. Incidiamo non solo quelli lì, ma quelli di noi che non sono credenti ugualmente. Si chiederebbe, ma perché quelle radici lì? Forse che non c'è anche una parte di potentissimo agnosticismo nella storia europea? Forse che gli illuministi avevano radici giudaico-cristiane? Credo proprio di no, e quindi vorrei evitare questo, però sento che il discorso ricompare variamente e mi preoccupa. Sull'ultimo punto, perché alcune cose le lascio agli altri, questa cosa dell'ordoliberalismo è preoccupante. È preoccupante perché è una visione che non è soltanto economica, è una visione del mondo, è una visione delle persone. Ecco, mi chiedo perché in questo caso la sinistra, i progressisti, i socialdemocratici hanno abbandonato il keynesismo. Il keynesismo può ancora essere una politica economica, ma non è mai stata solo una politica economica, era una certa visione di società. Cioè, se l'Europa è quello che è, a proposito di radici, è anche per la combinazione, in alcuni casi con grande successo, in altri con meno successo, del keynesismo con il welfare. Se i paesi scandinavi o nordici
sono così civili su tutti gli indicatori, sono così ricchi, sono così colti, e anche perché hanno combinato keynesismo con welfare. E però la domanda qui la apro e la lascio al mio ex allievo Brugnoli, perché la domanda è ancora possibile il keynesismo nel contesto dell'Unione Europea, oppure questo non è più possibile? Io non ho una risposta sicura. Quando interagisco con qualche economista amico, perché ci sono anche gli economisti nemici, per intenderci, di cosa parlo con Alesina e Giavazzi? Di niente, naturalmente, mentre posso parlare con alcuni economisti keynesiani e mi dicono che il keynesismo a livello del continente europeo è un'operazione molto più complicata, molto più delicata. Prego. Beh, comincio anche in ordine cronologico. Credo che sul tema della crisi, la globalizzazione, le risposte europee, bisognerebbe fare non uno ma forse tre o quattro seminari, però molto brevemente, uno, credo che da un lato sicuramente l'Europa, diciamo, ha avuto dei ritardi nelle risposte, però dall'altro dobbiamo tener conto che in pochi anni sono state fatte cose che noi pensavamo non avremmo visto forse per una generazione. Fiscal compact, lo dico volutamente e poi ci torno, il meccanismo europeo di stabilità, l'unione bancaria, chiaro che sono tutte misure in per certi versi emergenziali e di questa emergenzialità in parte risentono, però voglio dire, sono state attivate tutta una serie di strumenti che non avevamo. Il ruolo che ricordava anche il professor Pasquino prima della Banca Centrale Europea, che è stato trasformato in pochi anni. Poi secondo me ci sono alcuni aspetti che forse non cogliamo pienamente. Credo che la crisi ha anche svelato delle cose che non potranno più essere così. Ad esempio, si può pensare quello che si vuole del fiscal compact, però che l'Italia non possa più crescere a debito è un dato di realtà, non ha margini per indebitarsi, non riuscirebbe a piazzare il proprio debito. Cioè, se l'Italia dicesse noi aumenteremo ulteriormente il nostro debito, avrebbe subito una crisi di credibilità e un tracollo. Quindi lì è cambiato qualcosa di profondo, diciamo, nella nostra visione del mondo. Il povero Tommaso Padoa-Schioppa all'inizio della crisi, e tra l'altro ricordo che l'ultimo incarico che ebbe Tommaso Padoa-Schioppa era consulente del governo Papandreou per i problemi del debito greco, diceva: non si cura il drogato con la droga, cioè non possiamo pensare che si possa curare il debito con altro debito. E il professore giustamente evocava la questione del keynesismo. Se avete modo di recuperare l'editoriale di, credo, domenica, di Pierluigi Ciocca, che è stato un altro dirigente della Banca d'Italia, notoriamente insomma persona di sinistra, eccetera eccetera, che parla proprio del keynesismo in Italia e in Europa, e lui ricorda che Keynes non era affatto a favore di un debito elevato, non era affatto a favore di un livello elevato di deficit. Il problema oggi è che noi dobbiamo, come dire, mettere le mani dentro la spesa pubblica e da lì ristrutturarla e da lì tirare fuori gli investimenti. Cioè, per non parlare sempre dell'Italia, ma un paese come la Francia ha più del 50% del prodotto nazionale che è spesa pubblica. Come possiamo pensare che ci sia l'austerità in un paese che ha più della metà del proprio prodotto nazionale che viene da spesa pubblica? Cioè, sono cambiate delle cose profonde che forse, come dire, non percepiamo ancora nella loro, diciamo, totalità e complessità. Anche la Grecia meriterebbe, insomma, una, come minimo, diciamo, ore e ore di discussione, però pensiamo al fatto che la parte ricca, diciamo, della Grecia non pagava praticamente imposte. Cioè, questo è un problema totalmente interno, non è un problema europeo. Cioè, ci sono mille aspetti, insomma, che andrebbero considerati, ma sulla questione diceva prima Macron, adesso vabbè, possiamo avere opinioni diverse ovviamente su Macron, però è la prima volta in Francia che c'è un candidato che si presenta con un programma esplicitamente europeo. Cioè, io sono uno di quelli che sostiene, forse ne avevamo parlato anche l'altra volta, che il vero problema dell'Europa non è la Germania, è la Francia, perché al dunque è sempre stato il sovranismo francese che ha bloccato i passi avanti.
L'abbiamo visto con la Comunità Europea di Difesa nel 1954. Una cosa meno citata, meno ricordata, si dice spesso, no, sbagliando completamente, a Maastricht si è fatta la moneta unica, ma non si è pensato che era una moneta senza Stato, eccetera, eccetera. Era del tutto evidente e noto a chi l'ha fatto. Si dimentica che c'erano due conferenze intergovernative, una era per l'unione economica e monetaria e l'altra era la conferenza per l'unione politica. E chi è che ha bloccato quella? I francesi. Cioè, quando si arriva al dunque, diciamo, della cessione di sovranità, il sovranismo francese diventa trasversale. Io non dico che Macron sia perfetto, però Macron è il primo che pone il discorso in termini diversi. E siccome direi sul lato Germania siamo comunque tranquilli, insomma, al di là un po' delle legittime, diciamo, opinioni, che vinca Merkel, vinca Schulz, non avremo comunque, diciamo, un leader anti-europeista. Se sull'altro fronte ovviamente vince Le Pen, la vedo dura, insomma. Ecco. Se vince Macron, credo che avremo un forte rilancio di iniziativa sull'integrazione europea. Il problema è se a quel punto l'Italia sarà pronta a unirsi, diciamo, a questo treno che parte, o saremo immersi in discussioni sulla legge elettorale, su cui comunque leggeremo gli articoli del professor Pasquino che ci illumineranno, ecco, però noi temo che saremmo immersi in beghe nostre interne. Velocissimo sulle altre questioni, perché poi ha risposto meglio di me il professor Pasquino. Beh, su Brexit la mia opinione è che uno non aveva la più pallida idea di in quanti problemi si stavano infilando. Oggi nel numero, diciamo, in edicola dell'Economist, nella rubrica Charlemagne, che è quella del corrispondente dell'Economist da Bruxelles, ricorda solo, anche solo tutte le questioni legate alle persone britanniche che vivono in Europa e gli europei che vivono in Gran Bretagna. Ci vorrebbero almeno 10 anni per risolvere tutti i problemi che si porranno. Quindi si sono imbarcati in una cosa di cui non avevano la più pallida idea della complessità. La mia, come dire, posizione dura e chiara è che questo è un problema loro, non deve essere un problema europeo. Cioè, sono loro che hanno voluto andarsene, adesso non voglio usare espressioni troppo, diciamo, come dire, i castighi, ecco. Il problema è che probabilmente arriveremo, siccome sapete che sono 2 anni quelli, diciamo, a disposizione per la negoziazione, lo scenario più probabile è che questi 2 anni non riusciranno a combinare nulla. O i britannici si levano dal tavolo e quindi proprio escono in modo, diciamo, catastrofico per loro, o si arriverà a una situazione in cui alcuni stati non accetteranno di prorogare le negoziazioni, perché ci vuole l'unanimità degli altri 27. E quindi di nuovo sarà un'uscita dura, pesante per loro. Sulla lingua ricordo che c'è una raccomandazione dell'Unione Europea, perché queste poi sono decisioni che spettano gli stati nazionali, che comunque raccomanda che siano insegnate almeno 2 lingue degli altri paesi. Un'altra cosa che spesso si dimentica è l'articolo, credo, 5 dei trattati. L'Unione Europea può fare solo quello che le è esplicitamente concesso, autorizzato, diciamo, nei trattati. Non è che l'Unione Europea può intervenire su qualsiasi argomento perché lo ritiene rilevante dal punto di vista politico. Cioè, quello che non è nei suoi poteri, nei trattati, non ci può intervenire, quindi può solo raccomandare, ecco, che, ma non può imporre. Finisco solo sulla questione, diciamo, delle guerre di religione. Ci sono 2 aspetti, secondo me, da ricordare. Uno, sempre, diciamo, il motto dell'Unione Europea, perché questo uniti nella diversità credo che sia, racchiuda molto, insomma, dello spirito europeo. Cioè, il pluralismo di culture, il pluralismo di religione sono consustanziali, insomma, al progetto europeo. Ecco, la riduzione a uno è sempre secondo me, diciamo, deleteria. E poi credo, secondo me, in specie con i giovani, insomma, l'ho constatato anche, insomma, andando a parlare nelle scuole, così, ci sono immagini, perché loro sono anche più abituati a una cultura visuale, insomma, visiva, ci sono immagini di una forza evocativa enorme. Cioè, se uno pensa a Brandt inginocchiato al ghetto di Varsavia, e poi gli si spiega chi era Brandt, insomma, se uno pensa a Cole, Mitterrand, a Verdun, dove ci sono stati 600.000 morti sui 2 fronti, insomma,
che si tengono per mano. Se uno pensa a Rostropovich che suona sotto il muro di Berlino, credo che queste immagini dicono molto più di tanti discorsi in cui cadiamo negli stereotipi tipo i tedeschi, gli italiani, i francesi. Mi fermo qua. Anni 90, 12 governi di centrosinistra su 15. Prodi lo ricorda che spesso sta roba, no? Tanto che la sua presidenza della Commissione è arrivata da lì. Perché no, non è che non si avesse presente ai tempi, l'ha ricordato prima, delle due conferenze intergovernative. E poi subito dopo, quando una approva il Trattato di Maastricht e l'altra sostanzialmente porta a casa poco o nulla tipo la cittadinanza europea, Jacques Delors, che ha una certa origine dal punto di vista politico, cosa fa? Il piano dell'oro, in cui c'erano le cose che adesso vengono fuori tutte, no? Cioè gli euro bonds, che noi prefiniamo dire gli union bonds, no? C'erano appunto le tasse europee, c'era la carbon tax, tutte cose che adesso ma non si sono attuate allora e ci siamo scoperti naturalmente poi con un'unione monetaria che non è in larga parte né un'unione fiscale né un'unione economica. Allora, per venire agli anni più recenti per cercare di spiegare quello che tu. E di solito l'esperimento mentale che invito a fare tutti, talvolta parlando persino con gli accademici, mi è capitato a Roma, è questo. Supponi che l'Italia abbia la stessa governance dell'Unione Europea e che noi dipendiamo da 20 presidenti di regione, adesso li chiamano governatori, i quali hanno un bilancio che oggi non è nemmeno l'1% del PIL, perché questo bilancio europeo è nemmeno l'1% del PIL, e ci capita il caso che la regione più povera dell'Italia, che è la Calabria, se ricordo bene il 30% del rispetto appunto al PIL europeo, corre il rischio di andare in default, no? Economia assistita, eccetera. E alcuni stati decidono di salvarla, piano, perché un po' di Europa c'è, perché la Grecia è stata salvata 3 volte, l'Argentina non è stata salvata, è andata in default. Allora Roberto, dimmi tu, tu pensi davvero che la Lombardia, nel momento in cui è costretta a salvare o decide di salvare Lombardia, il Veneto, il Piemonte, le regioni più ricche, l'Emilia Romagna, è costretta a salvare la Calabria? Tu pensi che Maroni si sarebbe comportato nei fronti della Calabria in modo molto diverso rispetto a quanto si è comportata la Merkel o la Germania nei confronti della Grecia? Ma lo ricordate nelle elezioni greche, nelle penultime elezioni greche, in cui c'erano quei cittadini greci che dicevano: se è la Merkel a decidere il nostro destino, noi vorremmo votare per le elezioni tedesche. Il problema è che la constituency di ogni, guardate le conferenze stampa su Euronews alla fine di ogni Consiglio europeo, e vedete che ognuno parla al proprio elettorato, inevitabilmente parla al proprio elettorato, ecco perché dico che noi manchiamo di istituzioni. Prendiamo un altro caso. Naturalmente dalla Libia eccetera arrivano non direttamente a Caorle o a Bibione. Dove arrivano? Arrivano sulle spiagge della Sicilia, no? E allora nel momento in cui il Veneto avesse la sua guardia di frontiera, il suo esercito, compagnia, tu pensi che Zaia si comporterebbe nei confronti dei problemi che hanno i siciliani con le migrazioni in modo molto diverso rispetto a quando si comporta il signor Orban o la Beata lì, la Premier? Questo è il problema dell'Unione Europea. Quando dicevo prima che è un problema istituzionale, che è un problema di governance, dicevo questo elemento, che gli elementi di tipo confederale, intergovernativo, prevalgono su quelli di tipo federale. E dov'è la controprova? La controprova è che la Banca Centrale Europea è stata trascinata 3 volte di fronte alla Corte Costituzionale di Karlsruhe, no? E che la Bundesbank non ha avuto nessuna egemonia sulla Banca Centrale Europea, perché la Banca Centrale Europea, al di là dei meriti di Draghi, è un'istituzione federale in cui si vota, in cui c'è una maggioranza a livello... Perché non ci diciamo mai in Italia? Sapevate che noi in Italia abbiamo salvato il comune di Catania, abbiamo salvato il comune di Taranto, abbiamo salvato 2 volte il comune di Roma e lo salveremo la 3ª volta perché succederà. Chiaro? E perché non è venuto fuori nessun... Ah! Sì, sì. E perché a livello, se tu prendi Roma e paragoni il PIL di Roma e la popolazione di Roma all'Italia, grosso modo, tra Grecia e perché non è avvenuto? Perché c'è un governo nazionale legittimato appunto che ha un bilancio adeguato e può fare un'operazione di questo tipo di cui quasi nemmeno ci accorgiamo. Questo è il vero grande problema. Secondo aspetto, è chiaro che siamo in una... Tu mi sembra di essere laureato in filosofia, ma insomma abbiamo entrambi qualche passione per la storia. Gli storici, ho ancora qualche minuto? Gli storici parlano di guerre costituenti. Quali sono le guerre costituenti?
quelle che mettono fine a un certo ordine e fanno nascere un nuovo ordine. Per questo si chiamano costituenti, no? Con una nuova gerarchia tra gli stati. Quali sono state le guerre costituenti nella storia dell'Occidente? La guerra dei 30 anni del XX secolo, che mette fine al sistema medievale e fa nascere il sistema che si chiama ancora oggi, non a caso, dopo secoli, il sistema westfaliano, no? Rex in regno suo est imperato, summo potestas superiore, non sam potens, insomma tutte queste cose, no? E poi la guerra dei 30 anni del XX secolo, 1914-1945, noi federalisti perlomeno la interpretiamo così, no? L'Europa è obsoleta, superata, il tentativo della Germania, in Audi, insomma, no? Di realizzare l'unità europea con la spada di Satana, e durante la resistenza la realizziamo l'unità europea, la risposta giusta non è quella di Hitler, ma naturalmente quello di farla attraverso consenso, la democrazia, gli Stati Uniti d'Europa. Oggi noi siamo, al di là della laicità o del... due affermazioni dell'attuale pontefice, che non a caso viene dalla fine del mondo, secondo me sono, siamo alla terza guerra mondiale a pezzetti, no? O non siamo in un'epoca dei cambiamenti, ma siamo in un cambiamento d'epoca. Io credo che non abbia torto, siamo in un cambiamento d'epoca oggi, no? Abbiamo la crisi della leadership americana, che è evidente a tutti quanti i livelli, abbiamo la necessità di inglobare a livello mondiale nel governo del mondo nuove potenze che sono affacciate sulla scena e che sono... Alcune cose stanno già avvenendo e non se ne parla sui giornali. Non si parla della riforma del Fondo Monetario Internazionale, che è qualcosa di straordinario, perché il yuan è entrato nei diritti speciali di prelievo, che è un embrione di moneta mondiale. Si è parlato, adesso può darsi che torniamo indietro, della COP21 di Parigi, che è il primo tentativo di governare i problemi ambientali a livello mondiale. Allora, come in tutte le epoche di grande cambiamento, c'è naturalmente chi sa guardare avanti e pensa che la risposta ai problemi, lasciamelo dire, sarò anche molto brutale in questo, sia più globalizzazione, globalizzazione dei diritti, globalizzazione della democrazia, come diceva appunto Paolo Schioppa, no? Globalizzazione non solamente economica, eccetera, ma globalizzazione a tutti quanti i livelli, e quindi in prospettiva, diciamolo pure, anche gli Stati Uniti del mondo, anche Kant, anche la pace perpetua. Perché io mi scandalizzo, perché Kant che diceva, il professore magari mi correggerà, no? Che verrà un tempo in cui, nel momento in cui un crimine si commette in qualunque parte del mondo, il Tribunale Penale Internazionale è un'espressione di questo elemento, no? Perché se le bambine thailandesi vengono sfruttate, o quelle del Sri Lanka, o quelle del Bangladesh, crolla, e questo fa una differenza rispetto al fatto che siano bambini italiani. Non me ne frega niente, scusate la battuta, che siano bambini... No, questo oggi, no? È il vero problema. Allora, ci sono coloro che pensano che bisogna governare il mondo dell'indipendenza globale andando verso un equilibrio multipolare, no? Oggi, e quindi riformando l'ONU, il Consiglio di Sicurezza, che è obsoleto perché è ridicolo che ci siano la Francia e il Regno Unito, coloro che pensano invece di tornare indietro o di difendere i privilegi, Trump, America first, senza dire per noi europei che America first, se c'è un first tutti quanti gli altri saranno secondi, terzi, quarti, quinti, perché di first ce ne può essere appunto uno. E questa oggi è una sfida a livello mondiale, ecco. Per amichevolmente col professor Pasquino, lui cita le famose due battute del, per chiudere, di Spinelli, che diceva che insomma c'è una parte sicuramente obsoleta del manifesto del 28 Atene, ma c'erano due grandi idee, no? Che l'idea dell'unità europea non era più un'idea di grandi filosofi, Saint-Simon, eccetera, o intellettuali del passato, ma il che tenunque bisognava tentare di fare. E la seconda, che la divisione tra progressisti e reazionari non era tra destra e sinistra, ma tra chi voleva fare la Federazione Europea e gli altri nazionalisti, da qualunque parte si collocano. Il professore dice, ma oggi stiamo vedendo questo. Scusate, ma quando abbiamo visto le elezioni presidenziali in Austria, a voi interessava se vinceva il verde o non verde? No, ci interessava la battaglia tra nazionalisti e antinazionalisti. Che abbia vinto Van Belle, per carità, è un verde di centro-sinistra, eccetera, ma quel che mi interessa è che è stato sconfitto il nazionalista. Prendete il caso dei Paesi Bassi, lì invece ha vinto, no, Rutte, che è un liberale, ma cosa mi interessa? Che abbia perso Wilders, questo è l'elemento. Le elezioni francesi, cos'è la vera posta in gioco? Le Pen o non Le Pen, insomma, quel che vincerà, gli altri che vinceranno conta molto meno. Così succede in Germania, così succede. Cioè oggi la sfida è tra chi accetta, no, grosso modo, di governare i fenomeni della globalizzazione del mondo di indipendenza globale attraverso istituzioni europee e mondiali, e chi invece pensa di tornare al passato, di tornare alle piccole patrie, di tornare alle regioni, di tornare a... Questa è la vera grande sfida a livello mondiale. Io non ne vedo altre in corso. La sfida tra nazionalismo e federalismo, per dirla da questo punto di vista. E non è mica un caso che c'è questa riscoperta di Spinelli, no? Del manifesto di Ventotene, che continuamente torna, proprio perché lì c'erano alcuni presupposti. Insomma, cosa diceva? Mi sembra Zanardelli, no? Compito del politico è antivedere e provvedere.
E invece tanti politici, invece di essere leaders, tu lead in inglese vuol dire chi lui guida, no? Sono followers, sono seguaci, si adattano, ma seguono, non sono capaci di dare una risposta. Quegli uomini lì che nel 1950 hanno fatto quelle cose, 5 anni dopo la terribile seconda guerra mondiale. Ho parlato recentemente con Dolk, il presidente del Partito Popolare Europeo, ma vi rendete conto? Dopo quello che era successo nel 70, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, quale coraggio che hanno avuto quegli uomini lì? È questo coraggio che manca oggi. E se c'è questo coraggio, perché fate pensare in Italia, Roberto, Draghi ci ha fatto una manovra di 90.000 miliardi di lire di allora per farci entrare nell'euro e l'ha chiamata anche tassa sull'Europa e gli italiani l'hanno accettata. Giuppé ve l'ho rammentato per fare una piccola riforma delle pensioni, è uscito perché ha indicato gli italiani: signori, ci liberiamo della lira, no? Che era arrivata in passato a svalutarsi del 22% all'anno, che vuol dire che si cambiava moneta ogni anno perché si svaluta del 22%, ha dato una prospettiva sto straordinario uomo vecchio che aveva, sapeva bene da cos'era. Questo è quello di cui ha bisogno oggi l'Europa, capite? E quando c'è questo, allora i cittadini sono disposti anche a accettare i sacrifici, se tu gli spieghi perché, d'accordo? Se tu gli spieghi perché poi questo darà un futuro ai propri figli, non dici semplicemente l'Europa cattiva ci fa andare in pensione a 67 anni, se no tutti potremmo andare in pensione a 50 anni, no? Queste balle che si raccontano, perché no? E gli spieghi che sono i cambiamenti demografici, che in ogni caso c'è una spartizione del potere nel mondo, che è giusto che alcune cose vadano anche ai cinesi, perché? Eravamo il 20... Lo dico a un tuo professore, Umberto Curi, che io rispetto anche molto, che ha scritto un ultimo libro in cui dice ancora che siamo il 20% della popolazione mondiale e consumiamo l'80% delle risorse. E oggi è una balla, siamo 50-50, 50%, vi rendete conto cosa è successo? Cioè abbiamo spostato il 30% della ricchezza mondiale negli ultimi 25 anni. Il mondo sta cambiando con una velocità impressionante e noi dobbiamo essere pronti ad accettare queste sfide, perché chi non accetta le sfide della storia ovviamente finisce per essere sconfitto dalla storia stessa. Grazie. Ringrazio moltissimo i nostri ospiti, naturalmente a partire dal professor Pasquino, ai nostri soci, mi piace allora oggi definirli così, Flavio Brugnoli e Giorgio Anselmi. Vi ricordo, visto che è più volte emersa la parola campo di concentramento e credo che sia a proposito di Europa che riflette su di sé e riparte da un'identità comune, oggi ricorrono i 30 anni dalla morte di Primo Levi. Alla Biblioteca Universitaria abbiamo inaugurato una mostra nella quale esponiamo la traduzione della poesia che apre Se questo è un uomo nelle 32 lingue del mondo nelle quali il volume è stato tradotto. È stato un lavoro di ricerca bellissimo scoprire che questo libro è stato tradotto dalla Cina, al Vietnam, alla Cambogia, 32 lingue diverse. Vi invito a visitarla, credo che così possiamo concludere questo pomeriggio. Grazie.